Siamo con il collaboratore tecnico dello Sporting Vasto, Antonio detto la Tigre, ed il dirigente accompagnatore Massimo Artese. Allora, iniziamo dicendo qualcosa sulla cucina. Prima ho chiesto ad alcuni giocatori dove avrebbero portato a cena l'altro. Qui sappiamo però che qualcuno di voi sa cucinare bene, in particolar modo. È lui il cuoco della squadra, non ti devi rivolgere a me, è lui. Io ho mia moglie che cucina da Dio. Comunque il cuoco è lui, puoi chiedere a lui. Purtroppo è vero, ho perso la scommessa poco fa e ho dovuto cucinare per tutta la squadra, tutti gli ospiti a casa mia. Pare che se giocano come mangiano non hanno rivali in assoluto, non è avanzato nulla, sono stati bravissimi anche in questo. Vittorie e sconfitte. Nelle sconfitte spesso ci si arrabbia. Da 1 a 10, chi è quello che si arrabbia di più e perché? Io 11 mi arrabbio, non so perdere, è il mio difetto. Io lo stesso perché provengo dalla sua scuola, siamo dalla stessa parte, quindi quando non ci parliamo sia col presidente abbiamo delle brutte facce, non ci parliamo per giorni, dobbiamo sbollentare la sconfitta per bene. Parlando della scuola. Scusa, ma perderemo poco comunque, quasi Quindi niente. non ci sarà modo di arrabbiarsi. Parlando della squadra, vi dico di indicarmi il più alla moda. Gennaro Forino. Io direi anche Rosario Longo, cioè, se la battono tutte e due. Il più furbetto. Daniele Di Foglio. Concordo, Daniele Di Foglio. Il più donnaiolo. Nessuno, non è per loro, non è per loro, non ce l'hanno, deve avere nel sangue quello, loro non ce l'hanno. Non hanno la stoffa. No, sono ragazzi giovani, E non hanno. poi nessuno è di Vasto Marina, per cui. Niente, pare a zero. Il più simpatico. Matteo Trentino. Io Matteo l'ho avuto l'anno scorso all'Incoronata, posso dire che è una bella macchietta, fa delle belle scenate. Quello che si arrabbia più facilmente. Ma nessuno, devo dire la verità, sono tutti ragazzi tranquilli, no? Caratterialmente sono tutti molto bravi. Ma guarda, io sto vedendo che Antonio Spadaccini sta perdendo la sua grande pazienza. Io credo che esploderà. Esploderà. Un programma televisivo, il preferito e perché proprio quello? Io guardo solo documentari e calcio, per cui sfondi la porta aperta. Non vedo altre cose, non guardo niente, solo calcio e documentari. Gambero Rosso, Da cucina e buon vino. cuoco, da E quindi buon anche cuoco. Masterchef? Sommelier. Sommelier. Masterchef Addirittura. non gli piace. Dovete invitare a bere il dirigente o il collaboratore tecnico da qualche parte. Dove lo invitate a bere e perché e cosa? E chi pure? No, voi vi dovete invitare. E lui, da buon sommelier, lo dobbiamo invitare in un'enoteca, per forza, assolutamente, perché lui è esperto di vini a livelli altissimi. È vero, io gli farò conoscere delle chicche che loro anche non conoscono a livello italiano, delle eccellenze. Chiudiamo con un pregio e difetto dell'altro ed un saluto ai tifosi. Pregi e difetti suoi. Non lo so se sta con noi, se sta ancora con noi. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, è un bravo ragazzo alla fine. Il pregio è che è sempre sorridente, sempre pronto alla battuta. Difetti non ne ha. Troppo buono perché siamo cresciuti insieme, è troppo buono. Io ti posso dire il nostro difetto perché ce l'abbiamo tutti e due, siamo di Vasto Marina. No, un attimo, io vorrei ringraziare la famiglia del presidente Marco che mi ha dato questa opportunità e devo dire che dal primo momento mi sono trovato molto bene. Li ringrazio vivamente di aver scelto me come aiuto alla guida tecnica di questa squadra. Un saluto ai tifosi.
Che ci stiano vicino, che è simpatizzante, sa gli sforzi che ha fatto il presidente, tutti quanti, facciamo tutti i sacrifici, quindi anche lasciamo le famiglie come tutte le altre squadre, quindi bene o male credo che con la rosa che abbiamo allestito, perché è stata anche dura allestire questo tipo di rosa, credo che è anche bello venirci a vedere, perché in queste categorie tenere Nando, Romano, cioè anche Daniele, cioè è una bella soddisfazione anche per chi viene allo stadio, al nostro campo, a vedere le partite, perché questi giocatori non si vedono in tutti i campi in seconda categoria. Se si vogliono divertire qualche sabato o qualche domenica, che vengano a vedere lo Sporting Vasto, perché ne vale sicuramente la pena.